Buongiorno e bentrovati al Salotto Acquatico di SwimBiz. Beh, oggi ho ricevuto una telefonata da parte della talent di SwimBiz, appunto Francesca Cangemi, che mi ha detto: ma perché non intervisti quelle mie due amiche? Elisa Bozzo, buongiorno. Buongiorno. E Benedetta Re, buongiorno. Buongiorno. Bentrovate. Tu te la ricordi Francesca Cangemi? Benissimo. Ma com'era? Matta. Matta. Matta in che senso? Questa sera cosa... mi chiama, però era completamente matta. E cosa faceva? Nel suo mondo, il mondo di Franci. È il mondo di Franci? Però brava. Beh, è stata una grande... Ci ha dato una grossa mano a fare un salto in avanti. Se Rimbal Gossi mi dice che stavate insieme in camera... Lei... Sì, i primi anni sì. Non ti faceva mai dormire, vero? No, è vero. Non dormivamo insieme, facevamo le serate insieme. Lei ha fatto il salto della barricata, adesso sta di là, sta a commentare, scrive, usa la penna. Cosa commenterà? Beh, di buono sicuramente, un po' meno i risultati, no? Beh, sono parte delle battute. Ma ragazzi, bisognava andare alle Olimpiadi con questa squadra. Magari. Cioè, il presidente De Pascale si è fatto pure la maglietta, insomma, anche Patrizia Giallanda. Ce l'ha andata pure lui. Go, sì, London ci saremo, Go. Ci saremo, andremo, insomma. La usiamo per dormire. Va bene, si dice. Adesso c'è l'europeo, però. L'europeo, sì. No? Ci stiamo preparando bene. Vi state preparando tutte, eh? Ci stiamo preparando bene. Abbiamo ancora tanta motivazione per fare una bella figura, perché comunque a Londra abbiamo fatto una bella figura. Era difficile, peraltro avete avuto un'anticipazione, cioè avete, come dire, assaporato il gusto olimpico, perché siete state a Londra prima di Londra, avete visto un po' come poteva andare, no? Sì. Emozionata a Londra? Eh beh, prima qualifica. Come l'hai trovata? Era tutto a posto, tutto sistemato? C'era sì, tutto molto bello, l'organizzazione bella, ovviamente emozione a mille, perché per me era la qualifica, la prima, nel 2008 io con loro non c'ero. E adesso cosa pensi? Al prossimo giro? Certo. Fra 4 anni? Sì. Magari, quando il salvamento dicono speriamo. In giochi olimpici, perché dico questa cosa? No, dico, perché dico questa cosa? Perché tu sei fidanzata con un noto campione del mondo, no, primatista del mondo, perché i campionati del mondo li devono ancora fare. Vogliamo dire il nome? Simone Procaccia. Perché no, adesso c'è un po' una moda, è una cosa che va avanti da tanto tempo. Fidanzarsi con nuoto, pallanuoto, tuffi e quant'altro. Io sono andata sul calcio. Ah, proprio tu. Sì. Ma locale, romano? Sì, romano, doc. Romano della Roma. Anche perché tu stai a Roma come lei. Allora... Sì, io ormai quando ho 18 anni mi sono trasferita qua. Sono trasferita per nuotare a Laurelia. Però ovviamente ti rimane un po' l'accento di quelle parti. Ma i miei amici di Genova invece si lamentano che l'ho perso completamente. Ah, hai capito. Tu stai in Marina qui a Roma. Marina Militare, sì. Mentre tu? Polizia. E Aurelia. Aurelia. Doppio tesseramento. E salutiamo il nostro amico Bonanni, che peraltro è coordinatore di tutti quanti i gruppi sportivi della Polizia di Stato. Beh, insomma, allora, cosa vogliamo fare a Eindhoven? Allora, a quanto dicono non parteciperà la Russia. Ah, perché quindi... se ne stanno a casa. Vabbè, è fuori uno. Devono preparare nuovi esercizi per le Olimpiadi, e quindi noi puntiamo al terzo posto. Quindi, insomma, e di avvicinarci sempre di più all'Ucraina. Cara Benedetta. Sì. Senti, ma un'anticipazione dell'esercizio? Sono gli stessi della qualifica. Cioè? Perché magari i nostri amici... Non... Il libero. Libero. Il tecnico, sì. E in più l'esercizio combinato. Su musiche di? Musiche di? Musiche combinato di. Rappresentiamo il codice da Vinci. Ah, una cosina proprio... Sì, lo short è una musica che abbiamo scelto noi con Giovanna Burlando a inizio anno. Movimento scintillante. Esatto, è il nostro sogno, il nostro tanzaku. Ah, il tanzaku? Sì. È preparata la ragazza? Sì. Ma lei che non studia. No, io non c'ero. Avete scelto la musica. Lei non c'era. Era assente adesso, però sei presente, no? E Long? Long? Il Macbeth. Ah, non puoi. Sì. Noi rappresentiamo le streghe del Macbeth. Sì. Bene. Giriamo i pentoloni. Girate i pentoloni. In dove già state? No. Sì, nel 2008. Abbiamo fatto la stessa trafila nel 2008. Io ho fatto qualifica a Pechino ad aprile e poi campionato europeo a Eindhoven, che all'epoca eravamo seconde.
Bene, bene. Mi raccomando, per Eindhoven, perché Franceschina Cangemi poi scrive, scrive insomma, io vorrei dei bei titoli. Annaggia, incrociamo le dita perché ormai è diventato la scaramanzia, non facciamolo tutti quanti, così, ma insomma, una medaglietta noi ce l'aspetteremo, sì, sì, magari. Sì, sì. È stato un grande piacere avervi con noi. Un piacere nostro. E alla prossima, con su invito, salutami Simone. Simone, Procaccia, sicuramente. Alla prossima, ciao.